The New Stories. La tua informazione libera. Sono entrate nella stazione di Montesilvano mano nella mano. Hanno atteso l'arrivo del treno Frecciarossa proveniente da Pescara sulla banchina. Poi il salto sui binari incontro a una morte certa. Questa, secondo i testimoni che hanno assistito attoniti alla scena giovedì intorno alle 18, è la ricostruzione dell'incidente ferroviario costato la vita a una donna e a una bambina, presumibilmente madre e figlia. La giovane donna, scrive il centro, sarebbe una quarantenne di origini sudamericane, mentre la bambina aveva appena 10 anni. Nella ricostruzione del Messaggero ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario, a giudicare dalle testimonianze dei ragazzi presenti in stazione al momento della tragedia. La donna avrebbe atteso appositamente l'arrivo del treno prima di lanciarsi sui binari trascinando con sé la bambina. Il macchinista del Frecciarossa 9810, partito da Pescara pochi minuti prima delle 18, non è riuscito a frenare e i due corpi sono stati trascinati sui binari. L'identificazione dei cadaveri è risultata difficile a causa delle condizioni dei corpi dilaniati e nessun documento è stato ritrovato nei pressi del punto dell'impatto. Il magistrato di turno, nella prima serata, ha autorizzato la rimozione dei corpi, che sono stati trasportati all'obitorio dell'ospedale di Pescara, in attesa di ulteriori determinazioni relative all'identificazione. Immediato è stato l'intervento del 118, ma per le vittime non c'è stato nulla da fare. I treni in transito hanno registrato ritardi fino a 140 minuti. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.